Salve Anternians, in uno dei video precedenti abbiamo visto come creare un account Twitch, però non abbiamo visto come inserire un'immagine del profilo e il banner del profilo che sarebbe questo qua dietro. Come vedete c'è solamente una schermata di colore viola con scritto il nome dell'account, così come non c'è neanche questa schermata che dovrebbe riprodurre un video oppure un'immagine che indica che siamo offline. Dopo aver effettuato l'accesso al proprio account Twitch, per modificarlo ci basterà cliccare qui in alto a destra, fare clic sinistro con il tasto del mouse sinistro, andare su impostazioni. E qui, come potete vedere, c'è sia l'immagine del profilo che la sezione del banner profilo. Allora, innanzitutto l'immagine del profilo. Come vedete, Twitch indica che l'immagine scelta per il profilo non deve superare i 10 MB di dimensione, però non specifica i valori della risoluzione, mentre per il banner profilo sì, infatti consiglia un'immagine con risoluzione 1200x480. È sempre al di sotto di 10 MB di dimensione, però se Twitch funge come YouTube, posso utilizzare le stesse immagini caricate sul canale YouTube MaxTMH, le quali risultano 1280x720 di risoluzione per l'immagine del profilo e 2560x1440 di risoluzione per l'immagine del banner del profilo. Entrambe al di sotto di 10 MB di dimensione. Ora clicco Aggiungi immagine del profilo e inserisco la prima immagine che è chiamata appunto MaxTMH, come dimensioni a 1280x720 perché l'ho pensata appunto per, principalmente l'ho creata quando ho impostato le immagini da inserire sul canale YouTube. Come dimensione però inferiore a 10, quindi in teoria dovrebbe accettarla. Clicco sopra l'immagine, clicco apri. Ok, come vedete l'immagine è stata accettata e io posso decidere di eventualmente ingrandire se voglio far vedere un dettaglio specifico, anche ruotarla con questo bottone qui. Spostarla cliccando sull'immagine, quindi spostando diciamo la mano visibile. Quindi vediamo un po' di fare così. La rifacciamo così. Una volta che sono soddisfatto del risultato, clicco su Salva. Ora, ovviamente così non so di preciso come si vede, quindi probabilmente dovrò modificarla per renderla un po' più grande. Per farlo possiamo decidere di cliccare qui per eliminarla, oppure cliccare qui e aggiornare l'immagine del profilo. E posso fare carica foto per caricare una nuova foto, oppure modifica miniatura attuale. Quindi posso modificare questa stessa miniatura che ho caricato ulteriormente. E quando sono soddisfatto del risultato, clicco su Salva. Ok, così si vede più in grande, però sostanzialmente vediamo un po'. Torno un attimo sul canale. Ok, quindi si vede così. Però io volevo far vedere anche il drago, quindi mi sa che la modificherò di nuovo. Quindi torno su impostazioni. Questa la elimino cliccando qui. Ok, clicco aggiungi immagine del profilo nuovamente, seleziono l'immagine. Lascio l'immagine così, clicco su Salva.
E questa per ora la lascio così, poi in seguito forse la cambierò, vediamo un po', intanto per avere un'immagine del profilo, perché in effetti pensavo si vedesse meglio il volto invece, dato che è più ristretta l'immagine, in realtà non si vede benissimo, comunque intanto va bene così. E perché ho utilizzato quelle dimensioni, a parte che erano quelle che ho utilizzato su YouTube, ma anche per un fatto, per cercare di avere l'immagine più nitida possibile, perché utilizzando dimensioni ridotte mi veniva sgranata, quindi l'immagine di profilo l'ho fatta appunto a 1280x720, mentre per quanto riguarda il banner del profilo ho utilizzato sempre quello di YouTube, però in questo caso ci dice un'informazione, Twitch ci dà un'informazione utile, il formato file deve essere sempre JPEG, PNG o GIF, però la dimensione consigliata è 1200x480, dimensione massima sempre 10 MB. Ora, per appunto inserire l'immagine, si clicca su aggiorna, poi carica una foto e prova ad inserire la cover, che però è 2560x1440, perché io mi sono sempre andato ad appoggiare sulle dimensioni accettate da YouTube, quindi ora vediamo se anche questa piattaforma accetta comunque queste dimensioni, me lo fa ritagliare. Clicco sull'immagine cover, clicco su apri. Ok, l'immagine me l'ha accettata, ora clicco qui, vado su canale. In tal modo, come vedete, su tutte le piattaforme in cui sono presente, sono mostrate le stesse identiche immagini che mi identificano. Inoltre, usare YouTube per testare il banner creato è molto utile perché indica come si vedrà su tutti i dispositivi. Purtroppo con Twitch, l'unico problema che ho riscontrato è che nella versione web la scritta centrale viene coperta dal banner lettore video, mentre all'interno dell'app Twitch no. Quindi potrei lasciarla così perché posso ovviare al problema sfruttando il banner lettore video, applicando un'altra immagine con risoluzione 2560x1440, la quale mostra il nome del canale, inclusi i vari social, e risulta meno di 10 MB di dimensione. Intanto possiamo cliccare su Personalizza canale. Il discorso della biografia lo vediamo dopo. Se andiamo su Marchio e andiamo a scendere, qui c'è l'immagine personalizzata. Posso modificare il banner lettore video. Viene visualizzato sul lettore quando il tuo canale è offline. Anche qui posso inserire una GIF, una immagine JPEG o PNG. Dimensione massima 10 MB. Clicco su aggiorna, carico una foto ed inserisco questa immagine che è simile a quella. Ok, l'ha caricata. Però ho inserito alcune cose differenti. Ora, se clicco qua in alto a destra e torno su canale. Ok, come vedete in questo modo la stessa schermata che ho messo sullo sfondo mi risulterà qui con le scritte nel banner lettore video. E da qui, se vogliamo, possiamo anche visualizzare lo schermo intero in modo da vederlo ancora meglio. Come vedete, sul dispositivo mobile la schermata effettivamente con il nome e i vari social è ben visibile. Ora torniamo un attimo su impostazioni. Qui è possibile modificare il nome, ma personalizza l'uso delle maiuscole nel tuo nome utente. Quindi questo è il nome utente di base, questo invece è quello visualizzato. Quindi anche questo poi possiamo andare a modificare questo aspetto, però per adesso lo lascio così, poi in seguito magari modificherò alcune cose.
Qua nella biografia scrivo una cosa molto semplice, ad esempio questo, scrivo in inglese in modo che tutti coloro che accedono alla piattaforma capiscono più o meno quello che ho scritto. Ecco. Sostanzialmente io dico salve a tutti, all'interno di questo canale Twitch realizzerò differenti dirette riguardo ai videogiochi. È una cosa molto semplice, ovviamente poi si può articolare molto di più, ovviamente entro il limite comunque di 300 caratteri. Una volta che siamo soddisfatti di ciò che abbiamo scritto, clicchiamo su salva modifiche, ok, e a questo punto se io torno su canale, ok, così in questo modo abbiamo l'immagine del profilo, abbiamo anche il banner del profilo, qui abbiamo inserito anche il banner lettore video e ho messo un'immagine per semplicità, ma è possibile mettere una GIF con probabilmente anche qualcosa di animato, quindi si può fare anche, penso, un'animazione, però io ho preferito utilizzare un'immagine in cui è visibile il nome del mio account e i vari collegamenti social, in modo che anche se non si vede dietro, comunque si vede in questa schermata qua, specialmente quando sono offline. La biografia che sono andato e che ho scritto precedentemente risulta inserita qui, che ovviamente poi si può anche modificare se vogliamo. Su personalizza canale, una cosa che ci manca da vedere, e i link dei social network. Si possono aggiungere fino a 5 link dei social network che saranno visualizzati nel profilo del nostro canale, ovviamente. Gli spettatori potranno cercarti anche tramite questi indirizzi. Ora, principalmente vi faccio vedere quello principale che vado a inserire, è quello di YouTube, e vi faccio vedere come funziona. Poi per gli altri, ovviamente, una volta che avrete capito il modo, come inserirli, e sarà abbastanza semplice. Quindi testo mostrato per il link, metto YouTube, image official, ok, poi vado qui. Prendo il link che sarebbe questo qui, clicco su copia, oppure posso fare anche CTRL C per copiarlo. Vado, clicco su URL del link dove c'è il campo dove si può digitare, clicco CTRL più V in modo che mi venga incollato il link che ho copiato prima. O eventualmente è possibile anche fare clic destro, incolla, lo vediamo subito. Se faccio clic destro e incolla, come vedete, risulta allo stesso modo il link. E clicco su aggiungi. Ok, in questo modo è stato aggiunto il link relativo al mio canale YouTube ufficiale MaxTMH. Con questo è possibile spostare e in questo modo è possibile aggiungere anche altri account social che ora io andrò a inserire e poi vi faccio vedere anche come si possono spostare tra di loro. Prima però di andare a inserire nuovi link social, torno di nuovo sul canale. Ok, come vedete il link risulta qui in basso, quindi se clicco mi riporterà al canale YouTube MaxTMH. Clicco di nuovo su Personalizza canale e vedo di inserire tutte le altre piattaforme social in cui io risulto presente, che saranno Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. E poi vi faccio vedere anche come
spostarle tra di loro con questo bottone qui. Allora, ho inserito i link delle 5 piattaforme social principali in cui sono presente. Con questo bottone è possibile modificare l'ordine. Ora, questo è probabilmente necessario perché se io vado su canale, in questa colonna qui vengono mostrati solamente i primi due link inseriti, quindi non tutti e 5 i link. Quindi dovremmo decidere quali mettere, diciamo, in primo piano tra quelli appunto che abbiamo inserito. Non so se è una limitazione di questo account perché è stato creato da poco, perché è un account gratuito e quindi ci sono delle limitazioni al riguardo, però a quanto sembra non mostra tutti i link che sono stati inseriti. Quindi diciamo che qui, se io chiamo questo di TikTok, lo sposto qua e poi vado sul canale, come vedete qua c'è quello di TikTok, ovviamente chiede di fare il login, poi se invece è quello di YouTube posso anche modificarli ulteriormente e quindi invece di mettere questi due come primi posso mettere quello di Twitter e quello di Instagram come primo. Twitter lo mettiamo sopra, ok, vado di nuovo sul canale, come vedete qua c'è Instagram, tra l'altro mi fa entrare qui, e qui c'è Twitter, e ovviamente anche qua chiede di fare un accesso, e poi adesso sarebbe X, quindi dovrei anche cambiare il nome in effetti. Quindi torniamo su personalizza canale, questo lo modifico, metto Twitter /X per essere comprensibile, ok, o su salva, perfetto. Quindi come vedete possiamo vedere solamente i primi due link inseriti, quindi dovremmo decidere noi poi quali andare a effettivamente mettere per primi, quindi diciamo che l'ordine lo metterei così, Instagram, Twitter, ok, questo è l'ordine diciamo preciso. Ah, ecco qua però vengono mostrati tutti e 5. Mostra anteprima. Strano però, perché qui mentre mi vengono mostrati tutti e 5, però andando in quella sezione invece no. Boh, è molto strano perché dal browser web Bing di Android vedo tutti i link, ma allo stesso tempo all'interno dell'app Android di Twitch versione 20.7.4, entrando nel canale è possibile visualizzare solo il primo link inserito. Comunque, a questo punto possiamo decidere anche di cambiare il colore dello sfondo, perché Twitch di base, di default, inserisce uno sfondo viola, però personalmente non mi piace più di tanto. Per poterlo modificare ci basterà cliccare su Personalizza canale, marchio, in inglese brand, e praticamente in questa sezione definita colore aggiuntivo del profilo personalizzato abbiamo varie opzioni. La prima ci permette di modificare l'intensità del colore, in questo caso il viola, più scuro oppure più chiaro. Questa barra ci permette di modificare la tonalità, quindi passa dal viola al blu e così via, quindi vari colori. Sotto abbiamo vari riquadri invece, che sono dei preset. Il primo è predefinito di Twitch, che sarebbe appunto il viola. Poi abbiamo semplice viola, qua c'è il codice del colore.
magenta, fucsia, rosa, rosso, torpesca più o meno, giallo, verde, verde acqua, azzurro, blu e blu un po' più scuro. Qui possiamo vedere un'anteprima del colore applicato al banner canale, con il nome visibile nel caso in cui non avessimo inserito un'immagine. Se seleziono il rosso, i bordi dei riquadri presenti a destra cambiano colore. Se poi clicco Salva modifiche, il colore cambierà anche all'interno di questo riquadro. Lo modifico un po'. E una volta che siamo soddisfatti del risultato, clicchiamo Salva modifiche. Per verificare come risulta ciò che abbiamo impostato, clicchiamo in alto a destra, poi su Canale. E come vedete, qui sotto è stato cambiato il colore. La descrizione del canale stesso possiamo modificarla in qualunque momento e per farlo abbiamo due scelte. Cliccare nuovamente qui in alto a destra e cliccare Impostazioni, in cui appunto è presente la biografia. Ad esempio posso aggiungere un trattino e cliccare Salva modifiche e poi tornare su Canale. Come vedete l'ho aggiunto, oppure possiamo anche modificarla da questo bottone Personalizza canale, da qui. E dato che posso inserire fino a 300 caratteri, oltre a inserire la versione, diciamo, in inglese di quello che, appunto, della descrizione che voglio inserire, della biografia, vedo di inserire anche la versione in italiano. Salve, all'interno di questo canale Twitch realizzerò varie dirette su svariate tipologie di videogiochi, che sostanzialmente è la traduzione di ciò che ho scritto in inglese. Ora clicco su Salva modifiche. Ok. Poi torno su Canale. Ok, come vedete è stato inserito, però mi sono accorto che sostanzialmente la descrizione risulta molto ridotta, quindi non si vede completamente. Dato che comunque nel canale Twitch, quando farò le dirette, parlerò principalmente in italiano, e questo penso di lasciarlo a questo punto in lingua italiana, questa descrizione, perché tanto comunque in qualche modo può essere tradotta. Quindi clicco nuovamente su Personalizza canale. Anche perché lo mette tutto attaccato, quindi non è che mi piaccia più di tanto come viene gestito. Elimino questa scritta e lascio solo la parte in italiano e clicco Salva modifiche. Ok, in questo modo così, diciamo, risulta un po' più sistemato. E in teoria gli stranieri comunque dovrebbero riuscire a vederlo una lingua differente, in base a come hanno impostato la lingua sul loro browser web, o al limite si può tradurre tramite il traduttore del browser web. Questo è tutto ciò che riguarda, diciamo, le impostazioni di base di Twitch. Ovviamente poi ci sono molte più cose che si possono andare a modificare, ma questo poi lo vedremo magari in altri video, quando riesco ad approfondire un po' le cose, inizio a capire meglio come è strutturato Twitch stesso. Ora, l'unica cosa che manca ovviamente è capire come fare le dirette su Twitch utilizzando un software dedicato appunto allo streaming. I software che io ho utilizzato di più sono OBS e Streamlabs, di cui Streamlabs già su YouTube avete visto alcuni video su come impostare il tutto. Mentre su OBS non ho realizzato alcun video, quindi all'interno del prossimo video vedremo insieme
come impostare OBS per poter fare la prima diretta su Twitch. Se questo video vi è piaciuto, vi è tornato utile, vi invito a mettere like sul video stesso, a iscrivervi al canale YouTube MaxTMH, seguirmi anche sulle varie piattaforme social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e adesso anche Twitch. E per quanto riguarda YouTube, ovviamente attivare le notifiche cliccando la campanella, e anche qui su Twitch ho visto che è possibile farlo, quindi se vi capita di andare su Twitch, cliccate qui su attiva notifiche per non perdervi alcuna novità. Arrivederci alla prossima video storia, Anternians.